Cosa mi dite degli zuccheri? La maggior parte delle donne nei paesi industrializzati mangia troppi zuccheri. In America le donne mangiano in media 260 grammi al giorno durante tutta la fase fertile della vita. Noi non siamo molto lontani, visto il mito di pane, pasta e pizza in Italia. La quantità consigliabile per le donne in età fertile non gravide è 130 grammi al giorno, cioè esattamente la metà della quantità che viene ingerita in molti paesi industrializzati. Inoltre, in gravidanza passa a 175 grammi al giorno. Quindi, anche durante la gravidanza siamo ben lontani da correre il rischio di una carenza di zuccheri. Ma mangiamo quasi il doppio del fabbisogno di zuccheri. Esatto, Watson. Non dobbiamo stupirci se il diabete gestazionale ha raggiunto proporzioni epidemiche. È sconvolgente come molti nutrizionisti sono ancora preoccupati che la donna possa ingerire una quantità insufficiente di zuccheri durante la gravidanza. Miglioramenti all'orizzonte? Al contrario. Negli ultimi anni il saccarosio, cioè lo zucchero da cucina, è stato sostituito da sciroppi di mais o di frumento, spesso transgenici, ricchi di fruttosio. Il basso costo di questi sciroppi spiega l'uso crescente di bevande zuccherate, succhi di frutta, yogurt industriale, la maggior parte dei dolci prodotti dall'industria alimentare. Oggi il fruttosio è uno dei determinanti chiave dell'epidemia di sovrappeso, obesità, sindrome metabolica, diabete gestazionale, preeclampsia eclampsia e molte altre complicanze della gravidanza. Mia moglie insiste che dobbiamo aumentare la quantità di fibre nella nostra alimentazione quotidiana. Ha ragione? Le fibre sono state quasi completamente rimosse dalle farine e dagli alimenti industriali. L'ingestione media nella donna americana e dei paesi industrializzati in età fertile è 14 grammi al giorno, quando l'ingestione adeguata dovrebbe essere esattamente il doppio, cioè almeno 28 grammi al giorno. In altre parole, mangiamo la metà della quantità adeguata di fibre. La prevenzione superficiale consiste nel mangiare cereali integrali utilizzare farine integrali macinate a pietra e recuperare specie di cereali che oggi rischiano l'estinzione. Nella prospettiva tradizionale le fibre servirebbero a prevenire la stipsi, prevenire le emorroidi, prevenire i diverticoli. In questo caso vanno associate ad un'aumentata introduzione di liquidi, poi bisogna aumentare l'esercizio fisico regolare l'unico modo per introdurre fibre oggi è aumentare la percentuale di frutta con la buccia e non succhi di frutta e la verdura. Oltre a evitare i succhi di frutta, bisognerebbe abituarsi a consumare più verdura cotta al vapore con la buccia o intera. E la prospettiva moderna? La visione moderna è che le fibre Vengono utilizzate dalla flora intestinale del colon per produrre acido butirrico, il quale inibisce le HDAC, cioè la deacetilazione degli istoni, le istone deacetilasi. Se gli istoni rimangono acetilati, tratti molto più lunghi di DNA sono leggibili o metilabili. In sintesi, sono regolabili con maggior precisione. Molto probabilmente. Il ruolo delle fibre nella prevenzione del cancro del colon passa attraverso questa regolazione dell'acetilazione degli istoni. Inoltre, sembra che esse agiscano sulla flora batterica modulando la polarità della risposta immunitaria globale, cioè aumentando i Treg o l'interleuchina 10, come illustrato nel video precedente. Cosa sappiamo della vitamina A? Il modo di vedere la vitamina A è cambiato radicalmente negli ultimi anni. In che cosa consistono questi cambiamenti? In primo luogo eravamo abituati a pensare alle carote e a altri vegetali quando parlavamo di vitamina A, e l'attenzione dei medici si concentrava quasi esclusivamente sul funzionamento della retina e la visione notturna. Oggi sappiamo che. Negli alimenti di origine animale come l'olio di fegato di merluzzo, il fegato di bovini, pollame, tacchini e ovini, il precursore principale della vitamina A è retinil palmitato, che è convertito a retinolo nell'intestino tenue. Il retinolo è la forma di immagazzinamento della vitamina e può essere convertito a retinale, la forma attiva, nel sistema visivo. Negli alimenti di origine vegetale, invece, sono presenti i carotenoidi, l'alfa carotene, il beta carotene, il gamma carotene, che devono essere convertiti a retinolo da un enzima, una diossigenasi, che non è molto efficace ed è presente nell'intestino degli erbivori e degli onnivori come noi. I carnivori non hanno l'enzima e devono procurarsi la vitamina A mangiando il fegato e le frattaglie di altri animali. Se l'enzima che li trasforma in retinolo è poco efficace, altro che carote, dobbiamo mangiare pesce e fegato di animali se vogliamo procurarci abbastanza vitamina A e conservare una buona visione notturna. Abbiamo scoperto che la vitamina A è indispensabile sia per la visione notturna sia per la visione diurna dei colori, ma la scoperta più entusiasmante è che l'acido retinoico una forma irreversibilmente ossidata di retinolo, si lega a dei recettori intracellulari e regola l'espressione genica. In pratica sarebbe più corretto riclassificare la vitamina A come un ormone, che funziona come un importante fattore di crescita per le cellule epiteliali, della retina e molte altre linee cellulari. Quindi la vitamina A ha implicazioni anche per il cancro, certamente. Inoltre, il comportamento di tipo ormonale ci aiuta a capire perché non bisogna somministrare integratori contenenti vitamina A in gravidanza. Come potete vedere, il fabbisogno di vitamina A è poco superiore all'età fertile e per ogni fase della vita si deve evitare di superare i livelli critici. Ma io, in pratica, io che sono un medico, come devo comportarmi? Si tranquillizzi, Watson. Abbiamo scoperto molto recentemente che solo il retinil palmitato presente nel fegato degli animali e nell'olio di fegato di merluzzo e altri pesci può causare, se assunto in quantità enormi, un eccesso di vitamina A, come ci hanno dimostrato gli antropologi studiando popolazioni eschimesi. Dobbiamo evitare di prescrivere integratori contenenti vitamina A in gravidanza. Se sospetta una carenza deve dosare la vitamina A prima di consigliare di aumentarne l'ingestione. Però per quanto riguarda i carotenoidi, quindi le carote, gli altri vegetali o gli integratori contenenti carotenoidi, si tranquillizzi. Abbiamo scoperto che i carotenoidi contenuti nei vegetali e negli integratori non forniscono grandi quantità di retinolo come può vedere dalla tabella. Inoltre la conversione dei carotenoidi in retinolo è attivata solo dalla carenza di vitamina A. L'assorbimento dei carotenoidi poi dipende dalla quantità di grassi ingeriti con la frutta e la verdura, essendo molecole liposolubili. Allora i vegetariani si sono ficcati nei guai un'altra volta. Esatto! Se non introduci carne e grassi di qualità hai ben poche possibilità di procurarti la vitamina A raccomandata. La cecità notturna è molto frequente nei vegetariani e nei paesi che non introducono quantità adeguate di carne e grassi di qualità e non utilizzano integratori o alimenti fortificati con vitamina A. Spesso il deficit di vitamina A complica anche le malattie caratterizzate da malassorbimento dei lipidi come la pancreatite cronica. La diapositiva mostra la fotografia degli alimenti che contengono una maggior quantità di vitamina A. Se è un ormone, possiamo approfondire le sue funzioni biologiche? Certamente, ecco una breve sintesi. La vitamina A serve nella visione, quindi per la fisiologia della retina, perché è indispensabile per la rigenerazione della rodopsina nella retina. Poi regola la trascrizione genica. In questo caso agisce sotto forma di acido retinoico, la cui sintesi è irreversibile. È strettamente regolata perché si lega a recettori nucleari, detti RAR o retinoic acid receptors, e regola l'espressione di geni chiave per molte funzioni fisiologiche, inclusa la replicazione cellulare. Regola l'espressione dei recettori RAR stessi e quindi si autoregola. Inoltre, abbiamo già detto che regola le risposte immunitarie. Sembra moderare le risposte immunitarie, favorendo la formazione di T-REG e la sintesi di interleuchina 10. Il retinolo ha un ruolo chiave nella fertilità, abbastanza distinto dagli effetti dell'acido retinoico sull'espressione genica. Poi è indispensabile per lo sviluppo embrionale, la crescita dell'embrione, e in questo caso è in gioco ovviamente l'acido retinoico. Poi regola il metabolismo osseo assieme alla vitamina D, l'ematopoiesi, la replicazione e la riparazione cellulare e in più ha un'attività antiossidante. Che ruolo gioca in gravidanza? La vitamina A e il beta-carotene sono critici durante lo sviluppo embrionale fetale per il ruolo chiave nella differenziazione cellulare. Proprio perché regolano l'espressione genica, per la sintesi proteica, per lo sviluppo del cervello e del sistema visivo. Attenzione però, la dose richiesta per le donne in gravidanza è solo leggermente superiore alle donne in età fertile non gravide. Fate attenzione, perché c'è un alto rischio di malformazioni congenite da eccesso di vitamina A preformata nel periodo embrionale e fetale dello sviluppo. Quindi bisogna fare estrema attenzione che la donna non ingerisca vitamina A attiva, ma solo integratori contenenti carotenoidi o alimenti contenenti carotenoidi durante tutta la gravidanza. In questo caso non preoccuparti che la madre ingerisca troppa vitamina A da alimenti di origine animale, frattaglia, pesce, uovo, formaggio o da vegetali naturali. Il problema sono i cibi fortificati con vitamina A e gli integratori alimentari che contengono vitamina A. Quindi in pratica mi state dicendo di verificare che la donna ingerisca quantità adeguate di cibo contenente vitamina A in forma biologicamente più attiva e qui siamo come al solito al fegato e all'olio di fegato di Berluzzo. E poi, se proprio vuoi utilizzare gli integratori, questi devono contenere carotenoidi che le cellule non convertono in vitamina A se la vitamina A disponibile è già sufficiente. La prevenzione profonda consiste nel consigliare alla madre di mangiare carne e grassi di qualità. Come abbiamo già detto più volte e in particolare di non mangiare solo il muscolo degli animali, cioè non solo bistecche filetto e sottofiletto, ma soprattutto il fegato e le frattaglie. E la vitamina D? Pur non essendo un medico so che è molto importante l'esposizione alla luce solare e quindi la vita all'aria aperta per attivare la provitamina presente nella cute. Oggi che passiamo tutta la giornata in un ufficio non siamo messi tanto bene. I bambini nati nei mesi più luminosi, cioè nella tarda estate e inizio dell'autunno, sono più alti e hanno le ossa più robuste, soprattutto nei paesi dove l'intensità della luce solare è minore, come i paesi scandinavi. In quali alimenti si trova la vitamina D? La vitamina D è abbondante nei pesci grassi, come le sardine, il salmone e gli sgombri, nel fegato di molti animali, nel tuorlo d'uovo, nel latte e nei formaggi. Sono ad aumentato rischio di deficit di vitamina D le donne con intollerante al lattosio che non amano i formaggi e come al solito le vegetariane e le vegane. Inoltre le persone che evitano l'esposizione al sole o vivono in paesi nordici e nelle grandi città. L'idea tradizionale è che la vitamina D è importante durante la gravidanza per lo sviluppo delle ossa e dei denti. Ma negli ultimi anni la vitamina D è stata considerata un ormone con importanti effetti biologici: la prevenzione del cancro, la prevenzione delle malattie patogenesi infiammatoria, la prevenzione della malattia patogenesi immunitaria, il diabete tipo 1, le malattie cardiovascolari e l'osteoporosi, anche se non tutti gli autori sono d'accordo. Nella nostra esperienza oggi il deficit di vitamina D è molto frequente nei paesi industrializzati. Per la presenza epidemica di processi infiammatori cronici. La mia ipotesi è che l'aumento di calcio nelle cellule associato ai processi infiammatori cronici inibisce la formazione di vitamina D3, cioè la forma biologicamente attiva della vitamina. Il deficit di vitamina D è un problema in gravidanza? Certamente. Sappiamo che il deficit di vitamina D durante la gravidanza si associa ad un aumentato rischio di diabete gestazionale pre eclamsia e Clampsia parto prematuro. Come devo comportarmi? Le consiglio di richiedere il dosaggio di vitamina D e somministrarla molto più spesso di quanto non sia abituato e di quanto non riportino i manuali tradizionali. E se trovo valori bassi, come devo comportarmi? Il valore di ingestione adeguata o il valore richiesto di vitamina D è estremamente controverso. E non sono sicuro che quello che le dico adesso sia ancora valido tra qualche anno. Per esempio, veda in questa diapositiva i livelli consigliati in Canada e come sono diversi dai livelli consigliati negli Stati Uniti. La nostra esperienza pratica ci ha insegnato che se il valore di vitamina D è molto basso, conviene somministrare 25.000 unità internazionali la settimana per normalizzarli, cioè circa 4.000 unità internazionali al giorno. Non sappiamo però se la somministrazione di vitamina D è in grado di prevenire i processi patogenetici che le ho descritto e che sappiamo essere associati al deficit di vitamina D. E che cosa si sa del calcio? Anche se il calcio assieme alla vitamina D è indispensabile per lo sviluppo osseo e dentario, il fabbisogno nella gravidanza è lo stesso che per le donne in età fertile non gravide. Si tratta di 1000 mg, cioè un grammo al giorno, per le donne dopo i 18 anni. Ancora una volta, le donne vegetariane o vegane che non mangiano latte, formaggi, yogurt e kefir sono costrette a prendere supplementi di calcio in gravidanza. Poi, adesso c'è una nuova moda, una nuova American style. La gente usa latte di vegetali, cioè latte di soia, latte di riso, latte di mandorla o altri latti vegetali. Bisogna tener conto che essendo dei vegetali non contengono calcio e quindi gli americani fortificano questi latti vegetali con calcio. Questi prodotti devono essere agitati prima dell'uso perché il calcio tende a precipitare sul fondo del recipiente ma non ho mai capito perché dovremmo ingerire oli vegetali durante la gravidanza. Consumare adeguate quantità di calcio durante la gravidanza e l'allattamento non sembra modificare la densità ossea del bambino, ma serve a proteggere la madre dalla carenza di calcio che la madre passa al bambino se il calcio della dieta non è sufficiente. E le vitamine del complesso B, la dose richiesta per la maggior parte delle vitamine idrosolubili del complesso B, è più alto durante la gravidanza. Le vitamine B sono cofattori del metabolismo energetico e l'aumento del loro fabbisogno è parallelo all'aumento del consumo energetico durante la gravidanza. La carenza di vitamine del complesso B nei paesi industrializzati è molto rara perché esse sono presenti in moltissimi cibi, anche di origine vegetale, nella verdura e nella frutta. Tuttavia, il loro fabbisogno aumenta con l'ingestione di un eccesso di zuccheri e di proteine vegetali, essendo coenzimi nei processi di interconversione degli aminoacidi e nel metabolismo degli zuccheri. Come abbiamo già detto, dobbiamo prestare attenzione in particolare a tre vitamine del complesso B molto speciali: il folato, il cui fabbisogno in gravidanza è 150% su 100, la vitamina B12 e la New Entry, cioè la vitamina K2. Abbiamo già parlato di queste vitamine. Certamente, in questo capitolo ci limiteremo a dire che durante i primi 28 giorni di gravidanza, 400 microgrammi di acido folico o una quantità adeguata di folati, molto meglio, sono sufficienti per prevenire i difetti del tubo neurale, cioè la spina bifida. Che è una chiusura incompleta del midollo spinale quando il 50 per cento delle donne non sa di essere incinta. Inoltre, la somministrazione di folato dopo questa finestra di vulnerabilità non è in grado di prevenire o curare la spina bifida. Poi c'è l'anencefalia, che è un difetto molto grave dello sviluppo del cervello. Ma dopo il primo mese dal concepimento siamo tranquilli? Possiamo dimenticarci del problema dei folati? No, ma dobbiamo spostare l'attenzione dal feto alla madre. Come per molte sostanze nutritive, durante la gravidanza il bambino ha la precedenza nell'utilizzo dei nutrienti disponibili rispetto alla madre. Quindi con una dieta povera di folato, il bambino... Può consumare la maggior parte della quantità disponibile e predisporre la madre a un deficit di folato col progredire della gravidanza. Che diagnostico con un semplice esame del sangue, un emocromo citometrico, come abbiamo già ricordato. Il ferro, abbiamo già parlato del ferro nel modulo dedicato alla prevenzione. Abbiamo già detto che è un minerale essenziale per lo sviluppo e la crescita dell'embrione del feto. In particolare, è essenziale per lo sviluppo embrionale del cervello. Il deficit si associa ad una compromissione della memoria perché altera lo sviluppo dell'ippocampo, un deficit delle funzioni cognitive e dei comportamenti simili all'attention deficit hyperactivity disorder. Il deficit della memoria persiste anche se si somministra ferro tardivamente rispetto a questa finestra molto precoce di vulnerabilità. La carenza di ferro è il deficit nutrizionale più frequente nel mondo nella fase fertile di vita delle donne. Una con causa importante è la perdita regolare e ripetuta di ferro coi cicli mestruali. La richiesta aumenta in gravidanza. La richiesta di ferro aumenta in gravidanza del 150% per l'aumento del volume ematico della madre e per l'elevato fabbisogno di ferro per i normali processi di rapido sviluppo prima dell'embrione e poi del feto. La dose richiesta durante la gravidanza è 27 mg al giorno. L'aumentato fabbisogno è particolarmente importante nel secondo e terzo trimestre. Durante il terzo trimestre poi il feto accumula ferro da utilizzare dopo il parto, nei primi sei mesi di vita. È un altro esempio didattico di finestra di vulnerabilità. La carenza di ferro nel terzo trimestre e nei primi sei mesi di vita del bambino si associa a danni neurologici persistenti, non correggibili normalizzando i livelli di ferro dopo la finestra di vulnerabilità. I depositi di ferro formati nel bambino durante il terzo trimestre di gravidanza in genere sono sufficienti a coprire il fabbisogno di ferro nei primi sei mesi di vita del bambino. Dopo i sei mesi la Società Americana di Pediatria consiglia di introdurre alimenti ricchi di ferro nella dieta richiesti per la fase di rapida crescita durante la seconda metà del primo anno di vita. Come posso prevenire un deficit di ferro? Una strategia efficace per prevenire il deficit di ferro durante la gravidanza e promuovere uno stile nutrizionale contenente una quantità adeguata di ferro in tutte le donne in età fertile, in modo da arrivare al concepimento con un deposito di ferro di almeno 300 mg. Gli integratori contenenti ferro ad alte concentrazioni sono mal tollerati, causano stipsi, disturbi gastrici, dolore, feci nere. Se la, la madre inizia la gravidanza con depositi adeguati di ferro, basta una dieta corretta e degli integratori o in America l'American Style o se preferite l'American Style integratori a bassa concentrazione di ferro che sono tollerati molto meglio. Infatti se prescrivete integratori o ferro, molte donne smettono di assumerlo per la gravità e il fastidio arrecato dagli effetti collaterali dovuti alla bassa tollerabilità del ferro. La somministrazione di ferro associato a vitamina C migliora l'assorbimento e dovrebbe permettere di ridurre la concentrazione di ferro a parità di effetto biologico. Un altro avvertimento importante è di evitare gli antiacidi, perché gli antiacidi hanno l'effetto opposto alla vitamina C e interferiscono con l'assorbimento del ferro. La carne rossa è la forma di ferro più, di più biodisponibile presente in natura. Gli americani terrorizzati dall'idea mai dimostrata che la carne rossa causa il cancro, preferiscono i cereali fortificati con ferro. Le donne che ottengono il ferro dai cereali fortificati li devono associare a succhi di frutta o vitamina C ed evitare di associarli a latte, yogurt, kefir e formaggi. Che inibiscono l'assorbimento del ferro in questa forma. Quali altri minerali e elementi traccia dobbiamo ricordare? Il magnesio è un cofattore di oltre 300 enzimi. Il deficit di magnesio è frequente nei paesi industrializzati ed è associato a aumentato rischio di aborto, ritardo della crescita fetale, ospedalizzazioni più frequenti della madre, parto pretermine diabete gestazionale e diabete di tipo 2. Subito dopo il parto, il deficit di magnesio si associa a sindrome da morte improvvisa del neonato o SIDS, aumento dei ricoveri in terapia intensiva del neonato. La maggior parte dei complessi vitaminici e degli integratori in commercio contiene solo il 10-25% della dose di magnesio richiesta. Quindi è molto importante uno stile nutrizionale che includa regolarmente alimenti ricchi di magnesio che vi faccio vedere in questa diapositiva. Il magnesio endoveno è spesso prescritto per la preeclampsia e l'eclampsia e per la minaccia di parto prematuro. Molto spesso si consiglia magnesio per i crampi notturni alle gambe, ma la sua efficacia non è dimostrata. Poi c'è lo zinco. Il fabbisogno per la fase riproduttiva delle donne è 8 mg, in gravidanza sale a 11 mg. È estremamente importante durante la fase embrionale e nel primo trimestre, per lo sviluppo del sistema nervoso, lo sviluppo iniziale di molti organi, lo sviluppo del sistema immunitario. Il deficit di zinco è frequente in tutto il mondo e in particolare nei paesi industrializzati, per l'impoverimento del suolo da agricoltura intensiva, per la sua mancanza negli alimenti industriali e per la selezione delle piante per quantità a scapito della qualità. Lo stile americano consiste nel prescrivere integratori alimentari e multivitaminici contenenti zinco. Certo, paradossalmente abbiamo già detto che nei paesi industrializzati il rischio di malnutrizione e di carenze occulte di micronutrienti è molto più alto che in passato per diverse ragioni l'impoverimento del suolo, la concimazione con fertilizzanti artificiali in cui mancano i micronutrienti e gli elementi traccia, la selezione di varietà e tecniche di coltivazione orientate alla quantità del raccolto e non alla qualità del cibo, la scarsa varietà se utilizziamo cibi a chilometri zero e solo cibi stagionali di qualità, inoltre le tecniche di conservazione che impoveriscono il cibo di micronutrienti e componenti deperibili. La prevenzione profonda ci ricorda che la carne rossa degli animali di qualità è la miglior fonte di zinco. Ancora una volta è impossibile per i vegetariani e i, veg i vegani ingerire abbastanza zinco da alimenti naturali. Inoltre, i fitati presenti nei vegetali interferiscono con l'assorbimento dello zinco. In pratica, nello stile americano, le donne. Assumono 15 mg di zinco sotto forma di integratori durante tutta la gravidanza. Poi c'è lo iodio. Il deficit di iodio è raro negli Stati Uniti dove il sale da cucina è fortificato con iodio. Viceversa, il deficit di iodio colpisce più di 2 milioni di persone al mondo ed è la causa ancora oggi più frequente di ritardo mentale. La quantità di iodio è è carente in molti alimenti industriali e nella verdura da agricoltura intensiva. La prevenzione superficiale, stile americano, consiste nel consigliare a tutte le donne di assumere integratori alimentari contenenti iodio durante la gravidanza e l'allattamento. La quantità richiesta per le donne in gravidanza è 220 microgrammi di iodio al giorno, cioè oltre il 140 su 100 della quantità richiesta in età fertile. Gli effetti di una carenza di iodio sono ritardo mentale, ritardo della crescita, disturbi uditivi, disturbi del linguaggio. Le donne che curano gli edemi o l'ipertensione in gravidanza con diete iposodiche sono ad alto rischio di deficit di iodio se il sale da cucina è fortificato con iodio. Molti preparati multivitaminici e contenenti minerali spesso prescritti in gravidanza non contengono iodio. Inoltre, alcuni preparati contengono molto meno iodio di quanto dichiarato sull'etichetta e sembra che i preparati contenenti ioduro di potassio siano preferibili perché più spesso contengono quantità corrette di iodio. Infine, dobbiamo ricordare che in gravidanza aumenta anche il fabbisogno di cromo, rame, manganese, molibdeno e selenio, come mostrato in questa diapositiva.